Prosegue la stagione dei Chicago White Sox all'intorno dei diamanti MLB. Siamo all'American Family Field di Milwaukee, Wisconsin, in una partita di Interlega, in una situazione che i Chicago White Sox in realtà sono molto abituati a vivere in questa stagione, almeno nella modalità Zero to Hero Challenge. Partite tanto tirate, siamo sempre punto a punto. Nella scorsa puntata però c'è sempre mancato il centesimo per fare l'euro, per provare a vincerla. Chissà che questa partita non possa ridare speranza a questi White Sox, che comunque hanno una stagione compromessa già in questo momento. Dominic Fletcher intanto impatta questa palla molto bene da parte di Trevor McGill e centra il buco tra esterno centro ed esterno destro. È un doppio per Fletcher e i Chicago White Sox segnano il punto del 6-5. Quarto doppio in stagione per Dominic Fletcher. I Chicago White Sox mettono la testa avanti in questa gara in trasferta. Grande impatto di Fletcher che trova il buco e la difesa non può far altro che concedere un doppio. 6-5 per i White Sox, ma Milwaukee ovviamente squadra più forte, non ci sta. Jake Bowers nel box di battuta impatta questa palla ed è un singolo almeno per Bowers, ben intendi. Nel frattempo si dimentica non solo la palla ma anche di recuperarla in un tempo differente da quello olimpico, punto regalato dalla deficienza artificiale di questo gioco. 6 pari, i Milwaukee Brewers hanno risposto presente, è accreditato un doppio per Jake Bowers, ma benedetto, dovrebbe essere espulso per gioco ignobile. Non funziona così nel gioco del baseball, invece funziona che i Brewers impattano questa palla con Bryce Turang ed è ball game all'American Family Field. Walk off homer, Bryce Turang. Un errore di Steven Wilson, il nostro lanciatore, regala la vittoria in walk off ai Milwaukee Brewers, che nella parte bassa dell'ottava erano sotto 6-5 e vincono 7-6. Il fuoricampo di Bryce Turang, festeggia così il giocatore con la maglia numero 2 e i Milwaukee Brewers ribaltano una partita che poteva mettersi peggio contro questi White Sox, che ancora una volta perdono in questo momento una partita che poteva essere portata a casa. Brian Shaw e non Steven Wilson, come detto prima, ha sbagliato il lancio, palla impattata benissimo da Turang. Ball game all'American Family Field, vincono i Brewers 7-6 nonostante abbiano fatto meno valide rispetto ai White Sox, e questa è una mazzata terribile per la nostra avventura, che poteva avere esiti sicuramente diversi e chissà se nella prossima partita che vediamo, quella al T-Mobile Park di Seattle Washington, potrà avere un esito differente. Contro i Mariners siamo in una situazione interessante con Paul DeJong, che vedrà agli angoli, palla alzata da DeJong, è però una volata facile per l'esterno sinistro. Terzo out in questo frame e quindi il punteggio rimane 3-4, punteggio che evidentemente sarà destinato a rimanere così, ma Nicky Lopez non è d'accordo, palla che cade, è una valida per Nicky Lopez, singolo, ma Lopez tenta una corsa esagerata in seconda e di fatto i White Sox si suicidano sportivamente parlando, perdendo un'altra partita con un sacco di valide ma non ne portiamo mai a casa, qualcosa di imbarazzante. C'è dunque da intervenire sul mercato, al netto che un altro dei problemi più importanti è anche il parco rilievi. Abbiamo visto Dylan Lee come possibile trade, ci offrono anche Trent Grisham che è un esterno importante e anche un altro rilievo, Hunter Harvey dai Washington Nationals in cambio di Oscar Colas, prospetto del AAA. Però come possiamo vedere abbiamo un buon giocatore a disposizione, non è Trent Grisham perché l'esterno centro in verità è già stato coperto in altri ruoli, ma Dylan Lee è esperto, è più forte dei nostri giocatori di rilievo al momento di questa squadra e di conseguenza acquisiamo dagli Atlanta Braves il rilievo che peraltro porta il mio numero. Io nella vita vera gioco con il 52 a slow pitch softball e non è soltanto in realtà Dylan Lee uno dei acquisti più importanti, c'è anche da farmare qualcuno dalle giovanili, dal sistema in questo caso del doppio A, anche nel reparto partenti guarda, sono carenti e quindi possiamo osare in qualche modo e osiamo chiamare Shane Drohan. È un 71 di overall, ha 25 anni, fa il doppio salto da AA a MLB e questo è il suo esordio. Siamo in casa al Grand Theft Field di Chicago, Illinois, in una partita però non banale. Giochiamo contro gli Houston Astros e questo è il riscaldamento di Drohan, che ha giocato nella formazione di AA che è i Birmingham Barons e adesso lo vediamo qui al piano di sopra, anzi a due piani di sopra. Queste le statistiche, la media di punti guadagnati sul lanciatore è 4.33, non è stroganché, però più vittorie che sconfitte, insomma c'è un buon potenziale da sfruttare e vediamo come se la cava Drohan contro Tucker, che alza questa palla, è una volata facile per l'esterno centro, arriva la presa di
Luis Robert, questo è il primo out di Drouhen in MLB, in una partita che sulla carta vede ovviamente Houston favorita. Il battitore dopo è José Altuve, che finisce strike out con questa curva interna, era un ball in realtà, ma Altuve la gira, primo K in carriera per Drouhen. Vedi che avere probabilmente investito sui giovani potrebbe essere una buona idea, ma il battitore dopo è Chaz McCormick, che piazza la valida, e dunque Houston gira per segnare il punto dell'1-0, e così è Astros sul tabellone nella prima ripresa. Non è bastato lo strikeout precedente su Altuve. Vediamo altre azioni sempre di Drouhen, protagonista di questa parte di video. Impatto di Alex Bregman, lungo e profondo a sinistra, e questa palla la salutiamo, è fuori campo per Alex Bregman. 2-0 per gli Houston Astros, è l'ottavo fuori campo in questa stagione per uno dei fuoriclasse della dinastia degli Houston Astros. 2-0 per la formazione che fino allo scorso anno era nata da Dusty Baker. Evidentemente non c'è tanta chance, Drouhen è giovane, gli Astros sono forti, ma comunque 2-0 al quarto inning. Questo è il rammarico di Paul DeJong, che festeggia Alex Bregman. Qui rivediamo il replay, palla va detto lasciata in mezzo al piatto, un circle change up impattato benissimo da Bregman e palla che viene spedita fuori. 2-0 per i Houston Astros, e tanto per cambiare si continua a perdere. Vediamo un'altra azione in questo momento, è un'azione però molto positiva per la difesa dei Chicago White Sox, addirittura un doppio gioco 3-6-3 per fare due out in un colpo solo su Kyle Tucker. Andrew Vaughn ha aperto e chiuso l'azione, qui rivediamo giro di mazza di Tucker, la presa molto importante di Vaughn, che assiste Paul DeJong, che con un 360 riesce poi a ritornare la palla a Andrew Vaughn. E quindi dopo gioco che si completa nella parte alta del sesto, però arriva il terzo punto da parte dei White Sox, altra valida di Chaz McCormick, veramente la bestia nera, la nemesi di Shane Drouhen. 3-0 per gli Houston Astros, doppio addirittura per McCormick, 14esimo in questa stagione, che rivediamo da un'altra angolazione. E comunque questo era l'ultimo out per Shane Drouhen, che tutto sommato non ha fatto così male, ha lanciato 5 inning, ha fatto 6 strikeout, ha subito 3 punti, si può comunque lavorare. Ricordiamo che è un giocatore che è sceso direttamente dal doppio A, e di conseguenza avremo tempo e modo di rivalutarlo e vederlo meglio. Alla fine la partita la stravinceranno gli Houston Astros per 7-1, in un episodio che vede i White Sox del gioco fare un po' come quelli della vita reale, ovvero perdere partite nelle varie modalità più disparate, un po' per errori dei lanciatori, un pochino anche per corse rate sulle basi. Vediamo se questa partita che trasmettiamo dal Progressive Field avrà un esito diverso. Una partita della stessa division, però Cleveland è decisamente sopra di noi. Chicago comunque ha 33 vittorie in stagione, che sono quasi quelle che hanno fatto nella vita reale in un anno intero. Qui siamo indicativamente a metà, 54 sconfitte, siamo in linea di galleggiamento, 5 vinte, 5 perse nelle ultime 10. Il problema è che molte vittorie arrivano simulando, quelle giocate fanno veramente più fatica. Vediamo se evidentemente arriva un risveglio, e probabilmente è così, perché Andrew Benintendi impatta questa palla nell'angolo morto a destra e arriva in seconda base senza particolari problemi, in un lancio impattato benissimo di Benintendi su Tristan McKenzie. Rivediamo il replay, grande impatto di Benintendi, ex giocatore dei Boston Red Sox, palla che cade nell'angolo morto a destra, doppio senza problemi per Benintendi. L'inning prosegue, corridore agli angoli con un solo eliminato, lancio di McKenzie, la alza Andrew Vaughn, è una volata facile preda per l'esterno centro, una volata di sacrificio per la verità per arrivare a segnare il punto del pareggio, e così è, segna Benintendi il punto dell'1-1. Chicago, che gioca un baseball in questo momento semplice ma efficace, deve arrivare a pareggiare, deve difendere in questo momento. Parte passo l'ottavo, Dylan Lee, il nostro nuovo acquisto, fa uscire dalle peste più complete i White Sox con uno strikeout di capitale importanza con corridore agli angoli. Si rivale dunque 1-1, e sempre sull'1-1 andiamo nella parte bassa del nono, una partita ancora una volta tirata, ancora una volta in bilico, e arriva il singolo almeno di Brian Rocchio, valida per lui. Benintendi tenta il recupero, Rocchio arriva in seconda ed è addirittura un doppio in realtà per il giocatore dei Cleveland Guardians, 13esimo in stagione per Rocchio. Un out, corridore in seconda, 1-1 il punteggio. Lancio e palla impattata bene da parte di Tyler Freeman, e almeno un altro doppio, e Rocchio gira per casa, e Cleveland vince 2-1, una partita che stava cercando di perdere in qualche modo,
L'episodio si conclude esattamente come è iniziato, con un walk off della squadra avversaria. Ancora una volta i Chicago White Sox arrivano lì lì per giocarsi i punti, ma non riescono ancora una volta a portarseli a casa. Steven Wilson, in questo caso correttamente, è il lanciatore perdente, a differenza di prima dove c'era Brian Shaw sul monte di lancio. Non serve il recupero di Johan Moncada. Ecco il punto segnato da Brian Rocchio, 2-1 per i Cleveland Guardians, che vincono una partita tanto equilibrata. Ennesima sconfitta per i White Sox, sempre per quello stramaledetto punto. Ci vediamo mercoledì prossimo per il prossimo episodio. Il saluto da parte di Matthew Torgard. Ci vediamo al prossimo video.